Questo nuovo video con i cani. Ecco perché io non riesco a fare gli ASMR. Il mio quartiere ormai, il mio palazzo è pieno di cani. Scusate, metto proprio avanti che c'è la mia tovaglietta nuova verde. Si vede, ma va bene lo stesso. Comunque, ecco, vi spiegate la motivazione del cui perché io non riesco a fare gli ASMR. Infatti, oggi che è sabato, dovevo girare degli ASMR, ma non riesco perché il bagno sembra di essere in una sauna finlandese. Perché, vabbè, voi pensate come faccio a fare io un ASMR? Adesso sono da sola, che sto facendo colazione, quindi parlo in generale. Allora, i video che usciranno ultimamente, no, ad agosto, saranno dei video secondo me senza senso logico. A parte per sapere alcuni che sono carini. Così, sto bevendo un nocciolino con latte, senza lattosio, che ho finito tra l'altro. Oh, grazie cani. Comunque usciranno questi video che sono un po', diciamo, alla buona, ecco, mettiamola così. Perché volevo farne, io essendo che ho dei problemi agli occhi, non riesco a vedermi, quindi se non mi vedo non riesco nemmeno a parlare. Sembra, è come se dovessi parlare a una persona che cazzo cani. Comunque, ultimamente appunto usciranno video che fanno vedere cosa faccio in vacanza. Per ora niente mare ancora, purtroppo, però io ci spero ancora, tanto comunque siamo all'inizio di agosto più o meno, sì? No, non proprio l'inizio, però. Comunque, concerto dei cani, potrei fare un video su questo, sì. Cioè, è improponibile perché quelli di sotto adesso hanno anche loro due cani con dei cuccioli, poi nel quartiere hanno finito di ristrutturare, cani ovunque, e quindi è impossibile. Hanno finito i lavori, tra l'altro volevo girare altri ASMR, hanno iniziato a fare i lavori per mettere, penso, la fibra, non so cosa hanno messo per terra, con le scavatrici. E quindi niente. Poi, dopo che hanno finito, ho detto giro gli ASMR. Niente, adesso il concerto dei cani perché la gente va in vacanza o va a lavorare, lascia il cane fuori sul balcone o sul terrazzo, e giù ci sono i terrazzi. O i giardini, oppure i giardini, scusatemi, sì, sono prima dei giardini delle ville. Li lascio in giardino i cani. I cani cosa fanno quindi? Abbattono però la mia minima stronzata e fanno i concerti sinfonici. Adesso la mia è per strada perché l'hanno portata giù, per questo ne ho approfittato perché sono 3 secondi da sola. Farò questo video appunto per spiegarvi che se non usciranno video ASMR, purtroppo perché non riesco a farli proprio. Mi dispiace perché comunque stava andando bene il canale, piuttosto cercherò in qualche modo. Le live non riesco momentaneamente a farle perché purtroppo in camera mia non ci posso stare se non muoio di caldo. Perché è molto piccola, sì, ho il condizionatore per chi lo sa, per chi non lo sapesse, ma non posso accenderlo sempre perché comunque consuma. E anche perché non sentireste nulla in live perché fa un rumore terribile. Lo potrei mettere anche in versione sleep, ma io lo uso come deumidificatore, quindi la versione sleep è proprio condizionatore, io non posso usarlo, sennò se mi si infiamma la cervicale, addio vacanze e piscina. E devo dire che mi sta aiutando molto il caldo, anche se io lo odio con tutto il mio cuore, cane. Lo odio con tutto il mio cuore, mi sta aiutando molto per la cervicalgia, il problema che avevo qua alla cervicale. Mi sta aiutando molto, devo dire. E niente, quindi vi farò vedere magari dei video dove vado in piscina, dei video di quello che faccio durante l'estate. Vi farò vedere anche un giorno che sono sopravvissuta a 40 gradi percepibili a Torino, senza fare nulla. Cioè, ho fatto qualcosa, però non vi spoilerò niente. E poi ho fatto anche una video ricetta, stranamente fatta un po' alla buona, ripeto, tutto fatto magari buttato proprio lì per là, non mi programmo i video. Al massimo, se riuscirò, riporterò la rubrica polemica, che so che è piaciuta, se riuscirò, perché devo anche farla. E poi ci saranno delle cose, visto che guardo molte serie TV, io ci sono fissata, vi consiglio delle serie TV, ci saranno magari dei video dove recensisco delle serie TV. Se riesco, però devo aspettare, volevo fare anche un video acquisti, però per adesso, visto che non ho acquistato tanto, preferisco farne uno, fatto bene, che farne tanti sparpagliati, perché fare anche poi gli stessi video mi annoia. Quindi ovviamente sono annoiata dai miei stessi video, infatti a volte li faccio e li cancello, li faccio e li cancello. Ho fatto un video tag, ma ho detto mi sono rotta le palle con questi video tag, l'ho tolto. E quindi comunque, visto che tanto poi finiranno e non li vedrete mai più, ho acquistato questi biscotti fantastici.
in un negozio che c'è in centro di Torino, che non so come si chiama. Sono fantastici, stanno praticamente al ribes, non so se è ribes rosso e cioccolato bianco. So che magari per chi fa la dieta non so il massimo, si stanno tomando tutti. Sono buonissimi. Ok, io odio biscotti molli. Se c'è l'acqua vicino a me sempre. Io odio i biscotti molli, non li sopporto, mi danno fastidio. Questi sono croccanti ma sono buonissimi. Facciano un casino. Poi ovviamente bevo tutto freddo. E infatti li tengo nel frigo più che altro per il cioccolato bianco. Che non si sente tantissimo. Però sono fatti così. Non so se è rotto, però vabbè. Mi fanno impazzire, sembra tipo una specie di uvetta, ma non è uvetta, ma è uvetta, fa un po' schifo. È proprio invece quella frutta secca, ma non del tutto secca. E poi appunto non sono molli, che mi fa schifo i biscotti molli, non si possono vedere i biscotti molli. Devo essere così, loro pronti morti su mille pezzi. Per essere buoni. Comunque, vi farò vedere poi tanti altri video. Però magari i sondaggi su Instagram, quindi seguitemi su Instagram, c'è sotto nella descrizione, se non sbaglio, il mio profilo Instagram, che comunque tanto è Red Princess 93. Cambia solo che ho messo il mio anno di nascita, perché ci sono altre Red Princess su Instagram. Ho due account, ma uso principalmente Red Princess, che ho anche quella SMR, perché poi per par condicio l'ho creato. E poi ne ho un altro ancora, dove recensisco i ristoranti con i miei ragazzi, ma quello non lo uso quasi mai. Anche se sono tutti sincronizzati insieme, quindi se mi schiate in uno lo vedo anche negli altri. Quindi non c'è problema. Però farò di sondaggio, magari se tipo alcune ragazze mi hanno chiesto di riporta i What in Itina Day, cosa mangio in un giorno, che poi non si pronuncia così, ma io lo pronuncio così. Se riuscirò li faccio, perché devo comunque montarli. Sceglierò ovviamente dei piatti carini, perché comunque non voglio far vedere anche che ne so che mangio l'insalata o la pasta normale, che pasta già tanto se la mangio. Saranno però dei wottenitina dei molto estivi, perché io d'estate mangio tutto freddo, tutte cose abbastanza già pronte o comunque sono tutte cose non fredde, non calde. Chiamala così, tipo ieri ho mangiato il salmone con l'avocado, con le galette di riso, ma il salmone era già quello pronto, diciamo, lo vendono sia a Lidl che a Linz, ed è quello tipo a trancio, che forse avevo fatto vedere nella campagna asiatica, no, forse no, non lo so, non mi ricordo quando l'ho preso. E poi varia, può costare da 2,50 euro fino a 3,50 euro, io poi l'ho trovato scontato a 2 euro se non sbaglio, e l'avevo comprato. Praticamente è un trancio, sono 125 grammi, quasi 150, però è già cotto praticamente. Però io intanto gli do una scaldata o in padella o nel forno a microonde, ma tipo ieri ho messo 1 minuto. Si toglie la pelle, ovviamente io non la mangio, poi non so voi. Ci ho messo la salsa di soia, semi di sesamo, idem con l'avocado, e l'ho mangiato così, semplicemente. Sto sbriciolando dappertutto. E poi niente, la maggior parte delle cose che mangio sono queste, poi carne cruda, magari l'altro giorno mi sono fatta l'insalata con i surini, che surini so che non sono il massimo delle albidi, però c'è quello. Ogni tanto mi faccio anche la carne, però è un supplizio, perché fa caldissimo in cucina. Ieri ho fatto la pasta, una videoricetta che poi uscirà, degli spaghetti con le vongole. È una videoricetta simpatica, perché l'ho fatta così, d'impulso. Perché ti ha fatto una pasta fantastica, però non sono riuscita a mangiarla. Però la foto ho tenuta. Ho messo la fotocopertina che vi farò vedere, però tutta quella pasta non l'ho mai mangiata. Sarebbe il mio piatto, forse se va bene la mangerò stasera. Se qualcuno della mia famiglia non si è già mangiato, io l'unica cosa che ho problemi nella cucina è che non metto tanto sale, perché in teoria va bene, così non uccido nessuno, però magari la gente dice, ma è un po' insipido, perché se poi vuole mettere troppo sale, quindi ne metto poco, perché se ce n'è poco uno si aggiusta, tipo ci abbiamo aggiunto le acciughe, non va bene. Grazie camion, ti voglio bene anch'io. Quindi si può aggiustare secondo me. Poi a me, io non sento tanto la sapidità, però tipo nella pasta magari intanto sì, però per il resto il sale non lo sto quasi più usando, perché uso più che altro la salsa di soia, che comunque è salata, e
Sto usando adesso una salsa yogurt per l'insalata, che ok, magari alcuni diranno, ma fa ingrassare o queste cose qua. Meglio della maionese, sicuro, la uso ogni tanto, magari nella carne o nel pesce, queste cose qua, però di solito non lo uso mai, quasi nell'olio, lo uso solo nella pasta. E sale appunto anche nella pasta, è arrivata una folata di vento. Che bello. Sì, YouTube, mi sono messa male, io odio il caldo, veramente, devo fare un video che ho scritto, io odio il caldo. Veramente terribile. Aspettate che... Allora, termino questo video per cui sta chiamando anche mia madre. Io vi saluto, ci vediamo in un prossimo video. E niente, questo qua è solo un preludio, diciamo, degli aggiornamenti sul mio canale. Io vi saluto, ci vediamo in un prossimo video.